Kent, l'elefante! Ciao a tutti, sono Kent, Kent l'elefante, e sono appena tornato dal mercato. Ero andato a fare la spesa di frutta e verdura. È stato così divertente, ma c'è solo un piccolo problema. La mia frutta e la mia verdura sono mischiate. Ho bisogno di metterle in ordine, mi aiuterai? Sì? Bene, cominciamo allora! Cos'è questa? Tonda e rossa. È una mela! Questa sicuramente è un frutto. Oh, e questa è una carota! Sicuramente una verdura. Bene, continuiamo! Un'arancia! Questo è un frutto, sicuramente! Ottimo lavoro! Una melanzana! Sarà... una verdura! Ottimo! Broccoli! Sicuramente una verdura anche questa! Una fragola! Adoro le fragole! Frutta! Sì, grazie ragazzi! Spinaci! Cosa ne pensate? Verdura, giusto! Cavolfiore! Verdura anche questo! Poi abbiamo l'uva! Frutta, assolutamente! Oh, una banana! La mia preferita! Frutta! Zucchina? Direi... verdura! Assolutamente! Anguria! Questa è... Cosa pensate? Frutta! Wow! Siete stati bravissimi! Fantastico! Grazie per l'aiuto! Nella frutta ho... mela... banana... anguria... fragola... uva... arancia! Invece tra la verdura... broccoli... carote, cavolfiori, spinaci, melanzana, zucchina! Sono pronto per una bella Macedonia! E per un'insalata di verdura! Grazie a tutti! Alla prossima! Ciao ciao! Ciao ragazzi! Wow! Perché questa ruota viene verso di me? Ehi, aspetta! Yay! Insegnare i colori è il mio obiettivo! Ecco perché mi piace fare questo gioco! Perché non si muove? Andiamo, sbrigati! Sì! 1, 2, 3, 4... Di che colore è? Rosso! Wow! Guarda quante palline stanno saltando fuori! Rosso! Ciao! Sono tornato! E anche la ruota! Sì! Mi chiamo Kent! Sono un simpatico elefante! Insegnare i colori è il mio obiettivo! Ecco perché mi piace fare questo gioco! Questa freccia è di nuovo incastrata! Oh, eccoci! 1, 2, 3, 4... Di che colore è la porta? Giallo! Così luminoso e bello! Giallo! Ciao ciao! Ciao! Ecco di nuovo la ruota dei colori! Impariamo altri colori! Io mi chiamo Kent e sono un simpatico elefante! Insegnare i colori è il mio obiettivo! Ecco perché mi piace fare questo gioco! Facciamolo ancora! Oh! Sì! 1, 2, 3, 4...
Di che colore è la porta? Pensa, pensa. È rosa! Guarda l'esplosione di palline! Rosa! Così tante palline rimbalzanti! Ehi, ti piace questo gioco? Guarda, la ruota dei colori è tornata di nuovo! Sì! la freccia è bloccata ancora una volta! Avanti, freccia, per favore! Muoviti per Kent! Sì! 1, 2, 3, 4... Di che colore è la porta? Verde! Wow! Verde! Ciao! A presto! È una bellissima giornata di sole! Ciao, uccellino! La mia ricerca del giorno! Wow! Una mappa del tesoro! Tu sei qui! Devi attraversare il ponte, entrare nella foresta, poi attraversare il mare e infine, in cima alla collina dell'isola del tesoro, troveremo il prezioso tesoro! Questo sarà un viaggio così emozionante! Andiamo! Oh, guarda, una macchina rossa! Questa mi aiuterà a attraversare il ponte! Sì! Sono alla ricerca di un tesoro! Vieni con me, vero? Sarà così divertente, sì! Sembra che abbiamo raggiunto la foresta! È fantastico! Posso viaggiare attraverso la foresta in questo Monster Truck! Benissimo! Oh, è molto divertente! Le ruote del camion girano e girano, girano e girano, girano e girano per tutta la foresta! È ora di dire addio al nostro amico Monster Truck, perché guarda, la mia barca è qui e mi aiuterà a attraversare il mare! Sì! Sono alla ricerca di un tesoro! Vieni con me, vero? Sarà così divertente! Sì! Finalmente abbiamo raggiunto la cima della collina! Un elicottero! Che emozione! Amo pilotare gli elicotteri! Sono così vicino al tesoro! Mi chiamo Kent, sono un simpatico elefante! L'elicottero è il mio assistente! Wow! Sì, ce l'ho fatta! Finalmente lo straordinario tesoro! Apriamo la scatola! Un aeroplano d'oro! Wow! Ne è valsa la pena! Continua a guardare Kent l'elefante! Oggi impareremo come costruire un parco giochi! Siete pronti? Iniziamo! Yay! Sei emozionato? Sarà molto divertente! Eccomi lunedì! Ciao! Ciao lunedì! Guarda che cos'ho! Guarda qui! Ho un piano per il parco giochi perfetto! Sì! Per prima cosa, posizioniamo alcune piastrelle di gomma per il pavimento. Ora la base per il sottomarino. Ottimo lavoro, signor camion! Metti tutto insieme! Questi camion di costruzione sono così utili! Sì! Fantastico! Ehi, lunedì! Ora, che ne dici di un periscopio per il sottomarino, per una vista romantica? È fatto! Ottimo lavoro! Ora fissiamo i lati dello scivolo. Benissimo! Ora portiamo il set di altalene. E l'altra altalena. Sì, grazie! Ottimo lavoro! Ecco che arriva lunedì con la giostra! Woohoo! Che emozione! Cosa abbiamo qui? Stelle meravigliose per il nostro parco giochi! Wow! Non vedo l'ora di giocare! Bellissimo! Ce l'abbiamo fatta! Ottimo lavoro a tutti! Ecco,
scendo dallo scivolo! Whee! Queste altalane sono fantastiche! È come se stessi volando! Questo è il giorno più bello di sempre! Il mio parco giochi è il più bello di sempre! Ciao! Ciao bambini! Sono Kent, l'elefante! E oggi sono al parco giochi! Oggi impareremo tutto quello che si trova in un parco giochi! Hurra! Non amiamo tutti andare al parco giochi? Indovina cos'è questo? È lungo e ha due maniglie, una per ogni lato. Va su e giù? So che cos'è! Hai indovinato? È una trave oscillante! Molto bene! Su e giù, su e giù. E questo? Sembrano delle altalene! Le mie preferite! Ottimo lavoro! Avanti e indietro, avanti e indietro! Cos'è questa? È una giostra! Sì! E questo cosa potrebbe essere? È un cavallo! Un cavallo a dondolo! Sì! Cos'è questo? Una paletta e un secchiello? Deve essere una sabbiera! Sì! Amo fare castelli di sabbia! Cos'è questo? Oh, anche questo è uno dei miei preferiti! È uno scivolo! Andiamo! Qui! E ancora! E questo cos'è? È una spalliera! Sì! Arrampichiamoci, è così divertente! Allora, bambini, cosa ne pensate? Abbiamo indovinato tutti gli attrezzi del parco giochi! Complimenti! È stato così divertente! Non vedo l'ora di andare a giocare! Forza, venite con me! Ciao bambini e bambine! Sono Kent, l'elefante! Il vostro amico! È quasi arrivato quel momento dell'anno! Natale! E amo decorare il mio albero di Natale! Mettiamolo qui! Vado a prendere le decorazioni! Ehi! Guarda Kent che decora l'albero! Facciamogli una sorpresa! Iniziamo! Ecco la stella, le decorazioni, le palline, le campane e i bastoncini di zucchero! È così bello e brillante! Perfetto! No? Amo questo periodo festivo! Oh! Chi è alla porta? Devono essere i miei amici. Vediamo. Chi c'è? Oh, nessuno? Lasciamo i regali qui, veloce! Beh, sembra che non ci sia nessuno. Wow, cosa sono? Regali per me? Ma da parte di chi? Sono Tim e Luke, i miei migliori amici! Sì, che bella sorpresa! Che bellissimo Natale! Buon Natale a tutti! Ciao, sono Kent e mi piace tanto stare in fondo al mare! Guarda quanti animali del mare! Non sarebbe bello contarli? Abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! 10 piccoli squali! Guarda qui! 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! 10 pesci pagliaccio! E quante meduse? Contiamole! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Wow! Non è stato bellissimo contare in fondo al mare? Ora cantiamo una canzone sui numeri! Dai! Ciao! Sono Kent, l'elefante! E oggi costruirò una casa! Che emozione! Mi aiuterete? Sì? Wow! Andiamo! Ecco il contorno della casa! Inseriamo le diverse parti della casa proprio così! Per prima cosa, le fondamenta! Wow! È stato così facile! Poi facciamo i muri! Coloriamoli! Amo il giallo, è bellissimo! E ora il tetto! Ottimo! Perfetto! È bellissimo! Ora, cosa usiamo per entrare in casa? Una porta! Sì! Coloriamo la porta! E ora delle bellissime finestre per guardare fuori e lasciare che entri il sole! Poi abbiamo bisogno dei gradini! Perfetto! E ora il camino! Che bellissima casa! Cosa manca? Un piccolo giardino! Alcune piante, cespugli... Carinissimo! Cosa ne pensate di un albero? Wow! La mia casa è così bella! Ok, bambini, vado a casa! Ciao, a presto! Ciao bambini, sono Kent! Vi piacciono i puzzle? Sì? Allora giochiamo! Che bella mucca! Chissà quale pezzo andrà dove. Questo sembra un pezzo di cielo, giusto? Proviamo anche alcune delle macchie sul corpo. E un pezzo di cielo? Forse dall'altra parte. Sì, ora facciamo gli altri angoli. Dov'è l'ultimo? Eccolo! Facciamo la testa. Mi sa che è al contrario. Sì, esatto, lampeggiato di verde! Quando lampeggia di verde significa che è corretto. Ora la recinzione al centro. E un altro pezzo di recinzione con la campana della mucca. E dell'altro cielo con l'orecchio della mucca. Esatto! E dell'altra recinzione sarà sulla sinistra. Dell'altro cielo. E ora il fondoschiena della mucca! E abbiamo degli zoccoli adesso. Quello davanti. E per ultimo, ma non meno importante, il pezzo in basso al centro. Sì, ottimo lavoro! Sì, un piccolo pulcino e la gallina! Con cosa iniziamo? Facciamo gli angoli! Quello a sinistra! Quello in basso a destra, che sarà il prato. Del cielo in alto a destra e ancora prato in basso a sinistra. Facciamo la faccia della gallina! Bene! E un pezzo della staccionata. Se guardi bene dove sono i bordi dritti dei pezzi, sarà più facile capire dove vanno. Bene, abbiamo delle zampine, altra staccionata sulla destra e ancora del cielo. Benissimo! Facciamo il prato e la pancia del pulcino. E perché non anche la pancia della gallina? Mi sa che al contrario, ottimo! E ora facciamo gli occhi del pulcino e anche gli occhi della gallina. E per ultimo abbiamo i piedi della gallina. Sì, ce l'avete fatta! Benissimo, una gallina e il pulcino!
Chip chip. Chip chip. Chip chip. Oh, un cavallo! Carinissimo! Con cosa iniziamo? Gli angoli di nuovo? Sì! L'angolo in basso a sinistra. E ora un angolo in alto a destra. Puoi vedere dove sono i bordi dritti e capire dove vanno. Facciamo il barile in basso a destra. E ora? Mi sa che è al contrario. E lampeggia di verde. Gli occhi del cavallo. E oh, una ruota con la corda sopra. I zoccoli del cavallo. Ottimo, ora facciamo, al contrario, il naso del cavallo e lampeggia di verde, la sella e la parte restante della criniera. E ora facciamo alcuni pezzi laterali e gli zoccoli dietro del cavallo. E ora il pezzo in alto, al contrario per entrare bene. E in basso e la coda del cavallo. E per ultimo, ma non meno importante, l'ultimo pezzo dell'albero! Bravissimi, l'avete completato! Un cavallo molto felice! Chissà cosa c'è dopo! Oh, un carinissimo maialino! Iniziamo con gli angoli? Sì? Fantastico! Foglie in basso a destra e altre nell'angolo in basso a sinistra. Ora troviamo del cielo. Sì, cielo con la staccionata in alto a destra e alcuni fiori nell'angolo in alto a sinistra. Ora facciamo il naso del maialino. Dall'altra parte! Sì! Si illumina di verde! E ora altri pezzi del terreno e la staccionata perché il maialino è seduto nel fango all'interno del suo recinto. Oh, ancora staccionata sulla destra. E questo è lo zoccolo del maialino. Mettiamolo lì! Fantastico! Ultimo pezzo di staccionata vicino alla testa del maialino. E altro fango! Ora facciamo gli occhi del maialino. Assicurati che sia dalla parte giusta! Altro fango e il braccio del maialino. E l'altro braccio dall'altra parte. E ultimo, ma non meno importante, la pancia del maialino! Benissimo! Sembra che si stia divertendo tanto a giocare nel fango! Oink, oink! È stato bellissimo giocare con voi! A presto! Ciao amici! Sono Kent, l'elefante! Facciamo un gioco divertente! Un puzzle sui mezzi di trasporto! Sì! Cominciamo dalla macchina! Oh, rosso, il mio colore preferito! Quale pezzo faremo per primo? Un pezzo d'angolo! È una grande idea! Sembra il suolo. Quello deve essere di nuovo l'albero nell'angolo in alto. Sì, ben fatto! Hai trovato il pezzo inferiore! Quello sembra parte di un finestrino! Oh, sì! Ottima idea girarlo al contrario! C'è il pezzo più alto della macchina. Un po' di recinzione. Quella è la maniglia della portiera. Quella anteriore! Il cielo e la nuvola devono essere in alto. E l'altra maniglia della portiera. E questa è la parte anteriore della macchina. Facciamo le ruote! Sì! Facciamo l'altro lato del recinto. E infine la ruota anteriore. Sì, ottimo lavoro! Ce l'hai fatta! Brum brum! Facciamo uno scuolabus! Partiamo di nuovo dagli angoli? Yay! Il pezzo in basso sarà la strada e il cielo nell'angolo in alto a sinistra e l'angolo in alto a destra. Ben fatto! Dov'è quello in basso a sinistra? Eccolo! Facciamo un po' di cielo e la cima dell'autobus. Oh, sembrano dei finestrini! Sì, vanno sul fondo! E una ruota. Altro cielo. Wow, lo stiamo componendo bene! Guarda un po' di erba e alberi che devono essere sul davanti. Ultimo pezzo di cielo. Eccellente! I finestrini devono andare accanto agli altri finestrini. E gli ultimi finestrini. Facciamo la ruota! Oh, ci sono degli alberi e un po' di nuvole in cima! E il resto della strada e il fondo del bus.
Molto bene! Le ruote dell'autobus girano e girano! Oh, un bel camion! Lo adoro! È un camion per i safari! Ora puoi indovinare quale pezzo va dove! Oh sì, una nuvola nell'angolo! La strada e l'erba in basso! E questo deve essere l'angolo in alto a destra! Alcuni fiori, oh! Giralo! È una nuvola! E quella sembra della strada, sì! A volte dobbiamo girare i pezzi perché non sempre sono nel verso giusto! Sembra la parte in alto, sì! Qualche fiore in più che deve essere il fondo! Una ruota! La ruota anteriore! Quella deve essere la ruota dietro! Yay! E quella deve essere la parte anteriore dove sono gli alberi! E la maniglia della portiera! Ottimo! Ce l'hai fatta! Molto bene! Incredibile! È stato molto divertente! Bravi ragazzi! Ci vediamo la prossima volta! Ciao! Ciao! Sono Kent! Oggi è una giornata così bella, vero? Vado a scuola! Sai quale veicolo potrei usare per andare a scuola? Fammi pensare! Mi aiutate a scegliere il veicolo giusto? Che ne dici di una barca? No, non ho bisogno di una barca! Un elicottero! Yay! Sarebbe divertente! Ma no! Non ho bisogno neanche di un elicottero! Oh! È un grande scuolabus giallo! Giusto! Bip bip! Le ruote dell'autobus girano e girano per portarmi a scuola! Evviva! Vado a scuola sullo scuolabus! Voglio andare dall'altra parte del fiume! Quale veicolo posso usare per attraversare? Un autobus? No, affonderebbe nell'acqua! Che ne dici di una bicicletta? No, non si può! Una barca? Sì! Giusto! Una barca! Rema, rema, rema la barca dolcemente lungo il fiume! Ciao! Vado al mercato a comprare della frutta! Quale veicolo posso usare per andare al mercato? Un trattore? No, è troppo lento! Una barca! Ah, niente fiume questa volta! Non ho bisogno di una barca! Una bicicletta! Dring dring! Yay! Che idea geniale! Andiamo in bicicletta! È un ottimo esercizio! Ciao! Sono nella fattoria! Di quale veicolo avrò bisogno per dare un'occhiata alla fattoria? Vediamo... Una barca? No! Una bicicletta? Non credo... Un trattore? Sì, esatto! I trattori vivono nelle fattorie! Nella vecchia fattoria! Ia ia oh. Ciao! Ciao, sono Kent! Wow! Cos'è successo qui? Oh, mamma! La mia stanza è così disordinata! È ora di pulirla! Mi aiuterai? Iniziamo! Non vedo l'ora di avere la mia camera pulita e ordinata! Dobbiamo raccogliere tutti i miei giocattoli e metterli negli scaffali! Pronti? Wow! Il mio pallone da calcio! E i miei due palloni da basket! Chissà quanti palloni posso mettere nella mia credenza! Quanti ce ne sono per ora? Mi aiuti a contarli? Vediamo! Un pallone da calcio e due palloni da basket! 1 più 2! Quanto fa? Contiamo! 1, 2, 3! Giusto! 1 più 2 fa 3! Sì, ce l'abbiamo fatta!
Abbiamo imparato a sommare! Ecco che vanno sui miei scaffali! Le mie macchinine! Guarda quante macchinine che ho! Rosse e gialle! Brum brum! Vediamo! Ho due macchinine rosse e due macchinine gialle! Quante andranno nel mio armadio? Sommiamole! 1, 2, 3, 4! 2 più 2 fa 4! Abbiamo capito! Yay! Brum brum! Mettiamole sullo scaffale! Oh, il prossimo è? I miei libri! Quanti libri? 3 libri rosa. 3 libri blu. 3 più 3 fa... Sommiamo! 1, 2, 3, 4, 5, 6! Giusto! 3 più 3 fa 6! Ottimo! Siete così bravi a sommare! È così facile! Mettiamoli sugli scaffali! Bene, ora puliamo il pavimento! Cos'altro possiamo trovare? Perché non dei pastelli? Sì, ne ho così tanti! Quanti ce ne sono? 4 pastelli verdi e 4 pastelli blu! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8! Giusto! 4 più 4 fa 8! Ottimo, bravi! Ecco che vanno sugli scaffali! La mia stanza sembra così pulita ora! Siete i migliori ragazzi! Grazie per l'aiuto! Ciao, sono Kent e sono in una fattoria! Guardati intorno! È una giornata così bella! Guarda tutti gli animali della fattoria! Si stanno divertendo tantissimo! Ed è sempre bello incontrarli! Ma... aspetta un minuto. Qui c'è qualcosa di strano. Cosa c'è che non va? C'è una gallina, una capra, una mucca, un cavallo e un'anatra. Ma aspetta! Tutti i loro piccoli sembrano non essere abbinati correttamente. Sono accoppiati male. Abbiniamoli correttamente. Mi aiuterete? Abbiniamo i piccoli giusti alle loro mamme! Iniziamo! Come si chiama il piccolo della gallina? Un puledro? No! Troppo grande! Un anatroccolo? No, non credo! Un capretto? No, no! Ancora troppo grande! Un vitello? No, non può essere corretto. Deve essere... un pulcino! Giusto! Il piccolo di una gallina è il pulcino! Chip chip! Chip chip! È così dolce! Come si chiama il piccolo di un cavallo? Un capretto? No, i cavalli non hanno le corna. Un pulcino? No, abbiamo già visto che è il piccolo della gallina! Allora... un puledro? Giusto! Un cucciolo di cavallo si chiama puledro! Woohoo! Come si chiama il cucciolo di mucca? Puledro? No, appena fatto! Potrebbe essere... un capretto? No, no, no. Allora... un anatroccolo? Non credo. E perché non... un vitello! Sì, il cucciolo della mucca si chiama vitello! Come si chiama il piccolo di una capra? Un vitello? No, non credo. E invece... un capretto! Giusto! Il cucciolo di una capra si chiama capretto! È così carino!
Come si chiama il piccolo di un'anatra? Un vitello? Oh no, decisamente troppo grande! Perché non... un pulcino? No, non può essere! E allora sarà... è un anatroccolo! Il cucciolo di un'anatra si chiama anatroccolo! Qua qua! Qua qua! Bravi bambini! Abbiamo abbinato correttamente tutte le mamme ai loro piccoli! Questo è stato fantastico! Imparare in fattoria può essere molto divertente! È ora di andare adesso! Ciao ciao! Alla prossima! Iscriviti al canale Kent l'Elefante!